Ciao, grandissimi, sono Indo ragazzi e sono qui oggi per portarvi questo nuovo video su una nuova indiscrezione riguardante il prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed. Prima di iniziare a spiegarvi questa indiscrezione, ragazzi, ci tenevo a fare una premessa. Difatti, questa indiscrezione che vi riporto oggi sono delle, appunto, indiscrezioni trapelate un po' di tempo fa, qualche settimana fa più precisamente. E voi mi chiederete perché lo stai portando adesso allora? Ve lo sto portando adesso perché comunque mi sembrava giusto portarvi e riportarvi tutte le indiscrezioni circolate, appunto, sul prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed, o comunque quelle più rilevanti, per poi alla fine riuscire a fare un riassunto, una sintesi di tutte le indiscrezioni che abbiamo trovato e fare un'analisi univoca e coerente per tutte le varie ambientazioni che sono state diffuse, diciamo, in questo periodo. E poi, in secondo luogo, questo video serve anche per un prossimo video che vi porterò nei giorni a venire. Ma finalmente partiamo. Allora ragazzi, questo, come sapete bene, è il periodo nella quale circolano più indiscrezioni riguardante il prossimo capitolo di Assassin's Creed e ovviamente quella dell'ambientazione è un campo sempre facile su cui fare indiscrezioni. Però quella che vi porto oggi è una indiscrezione, secondo me, che può avere un filo logico sotto di veritiero. Può essere considerata anche un easter egg. E tutta questa indiscrezione gira su un'immagine recentemente proposta su Reddit. Difatti, come riportato da Segment Next, l'immagine che vi mostro, che state guardando ora nel video, è un'immagine scovata all'interno di Rainbow Six Siege, nella mappa Skyscraper. Per chi non sapesse cos'è Rainbow Six Siege, è un altro capitolo di Ubisoft. E ragazzi, l'immagine è molto chiara secondo me, perché vediamo questo giocatore, questo player, che sta mirando e col suo mirino sta inquadrando un'armatura. L'armatura che sta inquadrando è inconfondibile, infatti quell'armatura che sta inquadrando è l'armatura di un samurai. Come sapete bene, i samurai sono delle figure, o comunque erano delle figure, che vi erano presenti in Giappone. Ma la cosa davvero che è incredibile, è per questo che vi riporto questa indiscrezione, perché comunque è rilevante secondo me come indiscrezione, è la cintura. Come sapete bene, la maggior parte degli assassini ha nel suo abbigliamento, nella sua armatura, una cintura con il logo, lo stemma degli assassini della sua regione, che siano assassini italiani o così via. In questo caso, ragazzi, questa armatura del samurai ha sulla cintura lo stemma degli assassini. Ed è inconfondibile, ragazzi, è lo stemma degli assassini. Di conseguenza, ragazzi, per riassumere, abbiamo all'interno di un capitolo di Ubisoft, Rainbow Six Siege, una corazza di un samurai, quindi Giappone, con sopra la cintura lo stemma degli assassini. È un indizio? È un'indiscrezione? È un easter egg per prenderci in giro? È un riferimento? Cos'è, ragazzi, secondo voi? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Io ho buttato la pietra, adesso sarà voi a raccoglierla e farmi sapere la vostra opinione. Questo video era molto importante secondo me farlo, perché l'ambientazione giapponese non se n'è mai parlato così tanto secondo me. Abbiamo sempre fatto un discorso su quella dell'Egitto, abbiamo fatto un discorso su quella della Grecia. Di conseguenza, nonostante l'indiscrezione sia vecchia, mi sembrava importante, per avere comunque una discussione, per farci delle idee anche personali, portare anche un'indiscrezione sul Giappone. Di conseguenza, ragazzi, questa indiscrezione a me personalmente farebbe impazzire un Assassin's Creed ambientato in Giappone, ma staremo a vedere. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Io vi invito a farmi sapere sotto nei commenti cosa vi pare di questa indiscrezione e se vi piacerebbe un Assassin's Creed ambientato in Giappone. Vi ricordo che questa qua è semplicemente un'indiscrezione, mi scuso se è datata come indiscrezione, però appunto ho voluto portarvela per creare una discussione riguardante l'ambientazione giapponese. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!